Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi per la presenza qui e ringraziamo innanzitutto, prima di tutto, Don Pietro per averci dato la possibilità di organizzare questa festa e abbiamo organizzato questa bella festa dopo 2 anni in cui ci siamo dovuti fermare per forza. Eravamo partiti nel 2019, nel 2020, la pandemia ci ha bloccati. E siamo ripartiti quest'anno, appena c'è stata la possibilità abbiamo detto facciamola, anche perché è una festa che tutti aspettano, alla fine ci siamo resi conto che tutti vogliono, aspettano, è una festa molto sentita, molto aspettata da parte di tutti, mentre la organizziamo proprio senti che bello, c'è la festa di San Fedele. E niente, quest'anno abbiamo voluto aggiungere un piccolo ricordo, un piccolo grande ricordo ad una persona, alla persona alla quale dedichiamo questa festa e alla quale pensiamo e ci dà lo spirito per organizzare questa festa, che è Don Fedele. Don Fedele ci manca ormai da 6 anni e come comitato famiglie, come gruppo famiglie. Come gruppo famiglia abbiamo voluto intitolare a lui una targa che abbiamo deciso di. Deciso. Era il suo posto questo, doveva essere il suo posto. E questa targa voluta dal comitato famiglie, quindi dal gruppo famiglie di Via dei Platani, alla quale però hanno voluto aderire anche i familiari di Don Fedele. E ringraziamo il signor sindaco perché in tempi brevi ci ha dato la possibilità di installare la targa qui in memoria di Don Fedele, soprattutto in questa giornata molto importante, quindi rimarrà un bel ricordo di questa inaugurazione. Passo parola allo sindaco. Grazie, buongiorno a tutti. Hai parlato di una ripresa delle attività, diciamo, di comunità che sono mancate a tutti, a tutti, è un bel segnale di ripresa. Noi in ogni occasione, laddove è stato possibile, abbiamo trovato spazi che ci hanno consentito di continuità, di dare una continuità a questo legame di comunità. L'abbiamo fatto, voi l'avete fatto in maniera importante, tutte le associazioni, devo dire, i comitati ci hanno accompagnato in questo. Io vi ringrazio intanto per l'invito, vi ringrazio anche per il pensiero, perché non sono mai sufficienti le occasioni in cui poter ricordare Don Fedele, uomo di estrema generosità. Ci ha insegnato che cos'è il servizio alla comunità, come utilizzare il nostro tempo. L'ha insegnato a chi ha avuto come noi più grandi, diversamente giovani, diciamo, hanno avuto la fortuna di conoscerlo e avremo la forza di tramandarlo alle future generazioni. Quindi non sono mai sufficienti le occasioni per ricordarlo, per ricordare il suo esempio, che è di esempio per la comunità. E abbiamo voluto insieme a voi onorarlo in questa giornata di San Fedele e sarà l'ennesimo ricordo a Don Fedele. Quindi possiamo procedere. Un ringraziamento va al Comitato Famiglie, questo ovviamente è scontato. Grazie. Leggerei il testo, no? Faccio io. A Don Fedele nel 1929-2016, sacerdote, rettore della Chiesa dello Spirito Santo e promotore del suo restauro. Chi ti ha conosciuto ha trovato in te un amico, un padre, un fratello, una vita intera dedicata agli altri a donare amore, testimone vero di fede e di carità, testimone vivo dell'amore di Dio in mezzo a noi. Sarai sempre nei nostri cuori come noi siamo stati nel tuo. Il Comitato Famiglie di Via Platani. Bravi, bravi. Tra l'altro, come diceva lei, questo è il suo posto, no? Perché la sua attenzione a questo posto era conosciuta da tutti. Grazie ancora. Don Pietro, porta avanti il testimone.
Che dire, è bello condividere questo ricordo di un amico, un padre, un fratello, come giustamente la targa ci ricorda, di Don Fedele. Abbiamo lavorato insieme per tanti anni, lui da sempre consulente ecclesiastico del Comitato CSI di Terra d'Otranto. È stata una perdita notevole per il CSI, ma per tutta la comunità di Galatina ed oltre Galatina. Don Fedele, giustamente, lo portiamo nei nostri cuori, lo portiamo nella nostra memoria, perché persona di altruismo sconfinato. Il suo impegno per gli altri è volato lontano, molto lontano, ma anche nel vicino il complesso San Domenico Savio ha avuto tramite Don Fedele lo sprint, la volata finale per essere uno spazio aperto alle famiglie, aperto ai giovani per poter praticare attività motoria, fisica, ma soprattutto di aggregazione. Grazie Don Fedele per l'insegnamento che ci hai trasmesso. Ringrazio voi ancora, ringrazio il signor Sindaco, ringrazio Don Pietro, ringrazio tutte le associazioni sportive che non a caso sono qui in questa festa di San Fedele. Il CSI, come ha detto il professore, appunto è stato una persona molto importante, Don Fedele nel CSI, così come per la Show We Boys è stato anche lì una persona molto importante in questa associazione che vive a Galatina. Quindi grazie ancora a tutti e proseguiamo con le nostre attività e con la nostra giornata.